Fratelli e sorelle, voi avete sofferto i discorsi e le azioni basati sul discredito che arrivano fino all'espulsione e all'annientamento di chi non può difendersi e mettono a tacere le voci dissonanti. Pensiamo in particolare ai 7 vescovi greco-cattolici che ho avuto la gioia di proclamare beati. Di fronte alla feroce oppressione del regime, essi dimostrarono una fede e un amore esemplari per il loro popolo. I 9 beati hanno sofferto e sacrificato la loro vita opponendosi a un sistema ideologico illiberale e coercitivo di diritti fondamentali della persona umana. In quel triste periodo la vita della comunità cattolica era messa a dura prova dal regime dittatoriale ateo. Cari fratelli e sorelle, anche oggi riappaiono nuove ideologie che in maniera sottile cercano di imporsi e di sradicare la nostra gente dalle sue più ricche tradizioni culturali e religiose. Colonizzazioni ideologiche che disprezzano il valore della persona, della vita, del matrimonio e della famiglia e nuociono con proposte alienanti, ugualmente atee come nel passato, in modo particolare ai nostri giovani e bambini, lasciandoli privi di radici da cui crescere. La storia ci dice che anche i cristiani, anche i cattolici, non sono estranei a tanto male. Vorrei chiedere perdono per questo. Chiedo perdono in nome della Chiesa al Signore e a voi, per quanto nel corso della storia vi abbiamo discriminato, maltrattato o guardato in maniera sbagliata.